cosa detto prima. È stato affrontato dal segretario il progetto industriale di questa azienda, che al pari di quella precedente, insomma, è un progetto di tutto rispetto. E anche per questo, insomma, il nostro movimento ha supportato la delibera di attività strategica come attività strategica delle due aziende nelle delibere di congresso scorso, quindi riconosce la validità di questo, così come ha supportato la trasformazione del terreno da agricolo a produttivo per poter far sviluppare questa azienda. Quindi al collega Selva, insomma, sì, rispondo che il terreno agricolo c'era e per lo sviluppo delle aziende si è riconosciuto la valenza delle aziende e questo, insomma, è stato fatto, quindi insomma, continuiamo a essere convinti di questo. È chiaro che, insomma, il terreno agricolo ha altri costi, quindi noi oggi questi tipi di convenzioni per consuetudine hanno un prezzo che è molto inferiore al costo del metro quadro del terreno a livello produttivo industriale. È chiaro che quello agricolo è molto minore, insomma, quindi qui quasi come tipo di convenzione si va a fare un prezzo che è approssimativamente quello dei terreni agricoli, quindi se si vuol far cassa forse non sono proprio questi gli elementi per fare cassa. E voglio sottolineare anche rispetto alla possibilità, all'alternativa che c'era per dare la possibilità di svilupparsi a queste aziende, appunto la concessione d'uso con diritto di superficie, era appunto un'alternativa, perché non voleva dire evitare di far sviluppare l'impresa, tant'è che l'impianto, l'immobile che sarebbe stato costruito su un terreno che sarebbe rimasto invece così con la concessione di diritto di superficie di proprietà dell'eccellentissima Camera, non avrebbe precluso, appunto, come dicevo, l'attività di sviluppo dell'impresa. E invece con la vendita in delibera, oggi si scrive proprio nella delibera che con la vendita comunque dopo un periodo di 10 anni questi potranno essere alienati, quindi con la vendita dopo 10 anni l'attività potrà scegliere se poi vendere la proprietà che ha comprato oppure no. Questo era un altro aspetto che magari invece si andava a tutelare con il diritto di superficie a 40 anni o a 99 anni come si era proposto. E sono contenta, insomma, di sapere dal segretario che verrà inserito e che sarà sua cura controllare che gli abusi edilizi invece saranno sanati con tutte le spese dovute, come ogni cittadino deve fare, insomma, per la sanatoria della propria abitazione. E diciamo che la nostra posizione rimane la stessa di quella di prima, proprio perché l'esempio l'abbiamo avuto con quella di prima, no? Con la Promofarma, che nella delibera c'è proprio scritto che si dà in concessione d'uso una parte di terreno per fare un parcheggio, l'altra porzione di terreno lo si vende ed è la stessa, identico, cioè area di terreno. Prendete posto, per cortesia. In questo senso, insomma, rimarchiamo la nostra posizione contraria. Grazie, Eccellenza.